L'ex cinema Diana diventa oggi l'auditorium Mario Caruso, un centro interculturale nel cuore della città di Mazara del Vallo, proprio per fungere da centro per tutte le culture, ma per portare avanti proprio quella che è la Mazara antica. Non c'è dubbio che Mazara del Vallo è città capitale da questo punto di vista e non si poteva un centro che si occupa della multiculturalità non realizzare proprio nella Casba, nel luogo dove abbiamo iniziato la grande avventura, oserei dire persino una scommessa con il futuro. Io sono convinto che immigrazione vuol dire anche qualche problema, ma significa anche qualche straordinaria opportunità. Quello che accade nella nostra città è un esempio di livello internazionale che vorrei venisse importato da altri paesi e da altre città. Qui noi non ci siamo limitati soltanto a dichiarare che vogliamo avere un bel rapporto con gli immigrati, qui noi abbiamo creato una serie di iniziative, realizzato una serie di strutture che sono la dimostrazione della risposta che deve seguire alle parole. Qui è stato possibile per tanti anni stare insieme con religioni diverse, con culture diverse ed è il segnale che vogliamo rilanciare. L'antico messaggio diventa anche esempio della modernità. Il centro interculturale viene dedicato all'onorevole professor Mario Caruso, il quale è stato consigliere comunale, è stato parlamentare, ma è stato soprattutto pedagogo ed è stato docente e con lui si sono formate tante generazioni. Una persona per bene, un galantuomo che in tempi passati, sin dalla seconda metà degli anni 70, perorava la condizione di un dibattito serio alla base di ciò che doveva essere il futuro intorno all'immigrazione, intorno alla multiculturalità. Mi sembra una bella risposta e credo che, mi permetto dire, sia giustificata la mia personale soddisfazione. Qual è il futuro dell'auditorium? Ci sarà un direttorio che organizzerà, diciamo, un calendario delle iniziative, faremo degli incontri per la presentazione dei libri, ma anche qualcuno simpatico che verrà secondo me ben recepito soprattutto dai ragazzi. Faremo un piccolo festival del microfilmato, cioè una sorta di gara nella quale i ragazzi potranno presentare dei filmati di 30 secondi e di 3 minuti per dire della loro città, per raccontare della loro città, per proporre qualcosa in favore della città, ma anche per essere critici nei confronti di qualcosa che non va. Poi daremo spazio soprattutto a coloro che hanno una cultura diversa e una religione diversa, con lo spirito dell'integrazione, non con lo spirito della tolleranza, con lo spirito della collaborazione e soprattutto con la logica del rispetto. Era una grande emozione quella di oggi dedicare l'auditorium a un grande uomo qual era suo marito, una grande emozione sicuramente davanti a tanta gente, un discorso quello suo che ha suscitato proprio un sentimento profondo. Beh, io penso che Mario Caruso meritava tutto questo, non lo dico io, ma la presenza di molti amici qui presenti mi hanno, come dire, inorgoglito e mi hanno onorato, perché io penso che tutto il bagaglio culturale di mio marito resterà nella storia, perché lui non è stato solo un padre, un uomo, un marito, è stato una grande persona che ha amato la cultura, che amava la politica e amava tutte le persone che stavano attorno a lui. Ma comunque questa è una giornata che lo ha voluto ricordare, perché io sono pienamente convinta che lui è a casa, è qui con noi in questo momento e penso che sarà felicissimo, come lo sono io, come lo sono i miei figli e come lo è la mia nipotina che non l'ha conosciuto, ma nonostante tutto, guardando la foto del nonno Mario, mi dice: nonna, ma com'era bello il nonno Mario.